Salve, buonasera. Buonasera. Prego. Qui davanti. Buonasera, mister. Intanto complimenti per un punteggio record, non era mai successo nella storia dell'Inter. Certo, siamo alla 14ª giornata, ma riprendendo una sua metafora, che secondo me è molto significativa, quella del grattacielo, vi siete aperti adesso uno spiraglio. E questa è una leva su cui battere per poter arrivare alla sosta di Natale, visto le difficoltà numeriche a centrocampo, un po' di stanchezza, come diceva Lautaro nel secondo tempo, il grande entusiasmo? Ma è sicuramente il fatto che dopo 14 partite avere 37 punti ed essere in testa alla classifica, perché comunque su 12 partite abbiamo vinto, su 14 partite abbiamo vinto 12, pareggiate una, persa una, lo sconto diretto, ci deve dare entusiasmo, ci deve rendere orgogliosi, però al tempo stesso l'entusiasmo che si deve creare attorno a noi e che abbiamo, come dico sempre ai ragazzi, non deve essere un entusiasmo negativo, perché l'entusiasmo negativo ti porta ad essere presuntuoso, ti porta a pensare che sei più forte degli altri, ti porta a pensare che invece di fare una diagonale o una pressione di 10 metri, 20 metri, non la fai più. Questo non deve accadere, anzi. Il fatto che noi abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio in un girone molto molto difficile in Champions e in campionato di avere questo percorso ci deve dare ancora più stimoli, ancora più voglia, e capire che questa è la strada, che la strada del lavoro, l'unica strada che noi sappiamo che stiamo proseguendo è questa, è quella del lavoro sotto tutti i punti di vista. Di questo io non finirò mai di ringraziare la disponibilità di questi ragazzi, perché come sempre dico è un piacere lavorare con loro, perché loro mi hanno dato disponibilità fin dal primo giorno di ritiro e quindi ripeto, il lavoro, il risultato avvalora ancora di più il lavoro che stiamo facendo. Prego. Ciao mister, buon pomeriggio. Direi che vincere questa partita senza giocatori potenziali titolari, no? Senza Barella, Asamoah stesso, no? Insomma Sanchez, che evidentemente potrebbe essere un'alternativa, giocano sempre Lautaro, Lukaku, forse questo è il segnale di una squadra che davvero può andare davvero oltre ogni aspettativa a giocarsi davvero lo scudetto. Ma iniziamo a dire sinceramente che io mi auguro comunque di avere quanto prima tutti i miei calciatori a disposizione, perché stiamo parlando di giocatori forti che comunque sono in questo momento sono fuori, no? E quindi mi auguro che possano tornare e rientrare con noi e continuare a fare quello che stavano facendo quando non avevano avuto questi problemi. Quindi questo è il mio primo augurio, perché sarei veramente un folle se non mi augurassi questo. Anzi, spero che possano tornare quanto prima, perché ne abbiamo bisogno. Se devo vedere il bicchiere mezzo pieno da questo periodo in cui questo periodo che comunque sta durando già da un mese e mezzo abbondante, in cui comunque c'è difficoltà proprio numerica, no? Da parte nostra per affrontare campionato e Champions, se devo vedere l'aspetto positivo, ed è giusto che lo vediamo, perché non è che bisogna essere sempre negativi, bisogna anche vedere le positività della situazione. La positività è che tanti giocatori si stanno responsabilizzando ancora di più, hanno sentito anche il dovere di responsabilizzarsi e di cercare di alzare il proprio livello per sopperire a determinate situazioni. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno, che sicuramente mi fa felice, perché la nostra crescita, essere competitivi dipende molto dall'alzare il livello di ogni singolo nostro calciatore. Questo sta accadendo, piano piano sta accadendo, e quindi prendiamo l'aspetto positivo, sperando, ripeto, che di averli quanto prima
deve la rosa quanto prima a disposizione tutta, ecco, anche per ruotare un poco, per essere anche un po' più sereni proprio. Prego, la sinistra. Ciao Antonio, complimenti. E volevo chiederti come stanno Gagliardini e Candreva, che abbiamo visto Candreva che quando è uscito anche lui si è messo il ghiaccio sul flessore. No, niente di particolare. Cioè Candreva, almeno Candreva non ha niente di particolare. Per quello che riguarda Gagliardini, ha avuto questo problema al piede, però poi faremo delle valutazioni successivamente. Prego. Ciao Antonio, buonasera. Volevo chiederti questo. Ieri dicevi l'Inter fin qui è stata una bella sorpresa. Oggi sei primo in classifica. Che sorpresa. Cioè, quanto te lo saresti aspettato di ritrovarti così? Te lo immaginavi? Perché a inizio stagione il gap era importantissimo, il gap c'è ancora, però comunque i numeri dicono che sei in testa alla classifica. Ma sicuramente diciamo che rimane, no, la bella sorpresa, nel senso che dopo 14 partite penso che siamo in testa alla classifica, perché comunque abbiamo portato un ritmo impressionante. Perché su 14 partite ne abbiamo vinte 12, pareggiate una e perso con chi ci stava davanti prima. Quindi la sorpresa, la bella sorpresa rimane. Cerchiamo di custodirla gelosamente e di godercela, però come ho detto prima, di godercela nella giusta maniera, perché quello che stiamo facendo deve portare entusiasmo, ci deve far lavorare con entusiasmo, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, però ecco, dobbiamo sapere che tutto questo è frutto di un lavoro, è frutto del sacrificio dei calciatori, è frutto della disponibilità da parte loro. E noi abbiamo da fare una grossa crescita, dobbiamo continuare a crescere, proprio per questo entusiasmo non ci deve portare minimamente a pensare che siamo bravi, che siamo più bravi, che siamo diventati tutti bravi, e che questo assolutamente ci deve dare proprio lo stimolo per continuare a dare fastidio, ecco. L'ultimo con in seconda fila. Buonasera mister. Buonasera. A fine primo tempo la curva nord ha lanciato dei cori nei suoi confronti, l'ha anche invitata a saltare. Volevo chiedere quanto le fa piacere essere riuscita a conquistare in questo modo la tifoseria. Ma sicuramente mi fa piacere, ma come ho sempre detto sono stato accolto sempre molto, molto bene, quindi penso che il nostro tifoso sia contento del lavoro che stiamo facendo, quello che stanno facendo i calciatori, quello che sto facendo io. E io penso che questo sia la cosa più importante, no? La soddisfazione più bella è quando comunque ti viene riconosciuto il lavoro. Quindi cerchiamo di continuare a fare questo. È bello ogni partita, sia in casa che in trasferta, avere una spinta importante come quella del nostro tifoso, del tifoso interista, e quindi cerchiamo di continuare su questa strada tutti uniti, tutti insieme, per cercare di toglierci delle soddisfazioni e per essere credibili, ecco. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.